Buongiorno. Buongiorno. Guardaci in faccia. Dai coraggio di guardarci in faccia. Un piatto! Con questi epiteti gli operai della GKN, con addosso le loro magliette, hanno accolto questo venerdì mattina a Campi Bisenzio Andrea Ghezzi, ex AD dell'azienda, che si è presentato all'incontro con la RSU e la FIOM con il ruolo ufficiale di liquidatore dell'azienda. No, grazie. Un cambio di ruolo che neanche i sindacati si aspettavano e che i lavoratori non hanno gradito, lanciando subito una serie di invettive. Tanto licenzieranno anche te, sai? Un incontro appunto con RSU FIOM, che era il primo atto formale, soprattutto in presenza, con il quale l'azienda, di proprietà del fondo inglese Melrose, ha voluto riattivare la procedura di chiusura e il licenziamento dei dipendenti. Di fatto oggi ci vengono a dire che GKN Firenze deve chiudere per le previsioni del 2025, quando questi signori contemporaneamente sostengono di prendere le decisioni dalla sera alla mattina nel chiudere uno stabilimento. Oltre due ore, la durata dell'incontro, in alcuni momenti molto teso e con gli operai sotto le finestre a cercare di capire le ragioni dell'azienda che continua a voler chiudere. Ma mi sembra come Greta Thunberg, bla 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 bla. Che siamo a questo, siamo ai bla bla bla, perché quando te mi chiudi un'azienda e i lavoratori di quell'azienda che sono lì presenti al tavolo ti diano quel pezzo oggi dove lo fai e l'amministratore delegato, anzi il liquidatore, dice non è in grado di dirtelo, io credo che sia grave, che dimostra che il livello di informativa che ci dovevano dare per contratto è un livello di informativa che viene spento nel momento in cui mancano le risposte dell'impresa. Lavoratori che adesso chiedono alla politica che la GKN rimanga sul territorio. La discussione è: uno Stato può permettere che accada quello che è successo a Campi Bisenzio? Quindi la nostra è una domanda collettiva. E al termine dell'incontro, altri momenti di tensione all'uscita dal municipio con i lavoratori della GKN, ancora arrabbiati proprio per le risposte mancate.